Ma io sono così, cioè, non posso cambiare, sono così. Quante volte ho sentito frasi del genere dette da studenti o anche nei commenti ai nostri video? Ma serve la parlantina con le donne! Ma sono timido, la fai facile tu! Ma io ho X, ho Y! Ma io non posso cambiare! La frase giusta è: io non voglio cambiare. Chi lo dice che una persona che è nata timida non possa sconfiggere questa timidezza? O una persona con poca autostima possa acquisirne e diventare più forte? Chi lo dice che uno che non nasce con delle abilità sociali che attraggono donne non possa diventare più bravo e confidente? Chi? Avevo 14 anni, ero in un pub una sera con tre miei amici. C'erano quattro ragazze al tavolo di fronte che avranno avuto 2 o 3 anni in più di noi, che desideravo ardentemente andare a conoscere. Non sapevo come fare, non avevo un'idea. I miei amici ovviamente non mi agevolavano, avevano paura. Ma no, dai, è da arrapati. No, dai, sono fidanzate, dai. Ma no, dai, le disturbi. Io stavo lì, da solo con i miei pensieri, seduto, cercando di capire come poter affrontare quei quattro leoni. Ad un tratto spunta un ragazzo che, noncurante del contorno, si siede con loro. Pensavo che le conoscesse, ma non era così. Ci parla, loro ridono, avevano gli occhi che brillavano, erano contente, stimavano quel ragazzo che aveva avuto il coraggio, rispetto a tutti gli altri, di palesarsi e dire ciò che pensava. Tempo un'oretta, si alzano tutti e cinque dal tavolo. Le ragazze vanno in bagno e lui non esce dal locale, ma sta lì ad aspettare qualcosa al bancone. Con molta titubanza e un po' di timidezza mi avvicino a questo ragazzo e in maniera molto sfacciata gli chiedo: ma com'è che hai fatto? Lui mi guarda e dice: a fare cosa? Poi fa: ah! E si ricorda quello che era successo. Come ho fatto? Niente, sono andato lì e le ho conosciute, la cosa più naturale del mondo. Comincio a sputargli addosso la mia scusa per non essere andato lì da loro, al posto suo, e gli dico: guarda, avrei voluto andare io, ero lì lì per andare, però non sapevo bene che cosa fare, come muovermi. E in più lui mi blocca, mi guarda, stavano nel frattempo tornando le ragazze dal bagno, e mi dice una cosa che non dimenticherò mai: tutto quello che dici a te stesso per non fare l'azione sono solo scuse. Brutta e brutale in quel momento, ma che è diventata la mia filosofia. Ho visto studenti nati con difetti fisici molto evidenti, non inventarsi scuse e fare l'azione. Persone normalissime, come me e come te, che volevano di più, di più. Ovvio che uno non può passare dall'essere timido, impacciato il venerdì ed essere un dio il lunedì. Ma fare l'azione, rifarla, rifarla, rifarla e non inventarsi scuse fa tutta la differenza del mondo, nel breve e nel lungo termine. Nasciamo tutti allo stesso punto, allo stesso modo. Napoleon Hill, padre fondatore della motivazione, diceva: non aspettare, non sarà mai il tempo opportuno. Inizia ovunque ti trovi, con qualunque mezzo tu abbia a disposizione. Mezzi migliori li troverai lungo il cammino.